Ciao a tutti, io sono Alex, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti a qua sul mio documentario su Nikola Tesla, un grandissimo scienziato del secolo scorso che ha rivoluzionato la nostra vita. Ha inventato, o meno, ha scoperto la corrente elettrica alternata, ha inventato il motore trifase che tuttora noi utilizziamo, ma ha inventato tantissime cose come la bobina di Tesla, che alla fine crea un arco elettrico ad altissimo voltaggio. Ha creato tantissime cose, poi andremo sempre durante il mio documentario, che purtroppo ha una lunghezza di 1 ora e 10, 1 ora e 20 minuti, quindi andrò a spaziare su tutti i suoi argomenti, andremo a vedere dove ha studiato, i suoi fratelli, i suoi genitori, Moulin Tesla e Georgina Tesla, andremo a vedere anche le sue manie, aveva tantissime manie, dove viveva, purtroppo dove è morto, come è stato il suo funerale. Andremo a vedere la guerra delle correnti con Thomas Edison, andremo a vedere la guerra dei brevetti con Marconi per l'invenzione della radio, andremo a vedere la cooperazione con Westinghouse, i suoi presunti amori. Andrò a spaziare su tutti gli argomenti di Nikola Tesla. Tante cose sono cose che già si conoscono per chi è appassionato di scienziati, ma alcune sono delle piccole chicche. Se tutto il mio documentario, sia questo che le 6 parti che sono uscite prima di questa parte integrale, ha ottenuto tantissime visualizzazioni e nei commenti mi avete chiesto qualche chicca in più, io porterò altri video sui suoi brevetti. Detto tutto questo, io adesso scompaio a schermo, vi lascio al mio documentario di Nikola Tesla, ci vedremo tra 1 ora e 10 più o meno alla termine del mio documentario che ricomparirò io a schermo. Ciao! Nikola Tesla, nato in Serbia il 10 luglio 1856 e morto a New York il 7 gennaio 1943, è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato nell'impero austro-ungarico e naturalizzato statunitense. Ha contribuito allo sviluppo di diversi settori delle scienze applicate, con i suoi ammiratori che arrivano al punto da definirlo l'uomo che inventò il XX secolo e il santo patrono della moderna elettricità. La sua importanza fu in seguito riconosciuta nella Conference Generale des Poids et Mesures del 1960, durante la quale fu intitolata a suo nome l'unità del sistema internazionale di misura dell'induzione magnetica. È conosciuto infatti per il suo lavoro in campo tecnico-scientifico e in particolare per i contributi nel campo dell'elettromagnetismo applicato, di cui è stato un eminente pioniere tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano in particolare la base del sistema elettrico a corrente alternata, la distribuzione elettrica polifase e i motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della seconda rivoluzione industriale. L'ultimo suo brevetto risale al 1928, per un totale di 280 brevetti in 26 paesi, di cui 109 negli USA. Negli Stati Uniti d'America fu tra gli scienziati e inventori più famosi anche nella cultura popolare. Dopo la sua dimostrazione di comunicazioni senza fili, la radio, nel 1893, e dopo essere stato il vincitore della cosiddetta guerra delle correnti, insieme a George Westinghouse, contro Thomas Edison, fu riconosciuto come uno dei più grandi ingegneri elettrici statunitensi. Molti dei suoi primi studi si rivelarono anticipatori della moderna ingegneria elettrica e diverse sue invenzioni rappresentano importanti innovazioni tecnologiche. Fu nominato vicepresidente dell'Associazione American Institute of Electrical Engineers, di cui era presidente Alexander Graham Bell, e venne insignito della 7ª medaglia Edison nel 1917 dalla stessa AIEE, massimo riconoscimento assegnatogli in vita,
in un articolo pubblicato sul New York Times. Tesla ed Edison furono erroneamente annunciati quali vincitori alla pari del premio Nobel per la fisica nel 1915, ma in realtà non si aggiudicarono mai il premio. Non mancarono contestazioni riguardo ai suoi brevetti. La scoperta del campo magnetico rotante fu descritta in una nota presentata il 18 marzo 1888 all'Accademia Reale Svedese delle Scienze dallo scienziato italiano Galileo Ferraris, ma Tesla rivendicò la priorità di tale scoperta, che finì nelle aule giudiziarie, dove si stabilì che la paternità dell'invenzione spettava allo scienziato italiano. Nel 1943, pochi mesi dopo la sua morte, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America attribuì a Tesla la paternità di alcuni brevetti usati per la trasmissione di informazioni via etere tramite onde radio, precedentemente attribuite a Guglielmo Marconi. Negli ultimi anni della sua vita, Tesla intervenne spesso su quotidiani e periodici come il New York Times e l'Electrical Experimenter, riguardo alle sue visionarie opinioni sulla tecnologia o in relazione alla guerra in corso in Europa. Morì nel 1943 nell'hotel dove viveva. Al suo funerale a New York erano presenti oltre 2000 persone, tra cui diversi premi Nobel. Pur attribuendogli talora curiose anticipazioni di sviluppi scientifici successivi, molti dei suoi risultati sono stati usati, spesso polemicamente, per appoggiare diverse pseudoscienze, teorie sugli UFO o occultismo New Age. Ciò è dovuto al fatto che Tesla lasciò scarsa documentazione sui risultati ottenuti, e anche questa spesso sotto forma di appunti, non di lavori organizzati e comprensibili a tutti. Pertanto è stato relativamente facile attribuirgli le idee più strampalate o la paternità di invenzioni mirabolanti non accettate dalla scienza ufficiale. Biografia, primi anni. Tesla nacque il 10 luglio 1856 come suddito dell'impero austriaco a Smijan, vicino a Gospic, nella regione della Licca Krbava, facendo parte allora della frontiera militare croata del regno di Croazia e Slovenia. Il padre Mulitin Tesla, nato nel 1819, era un ministro del culto ortodosso e ricordava a memoria passi della Bibbia e poemi epici serbi. La madre, Georgina Duca Mandic, nata nel 1822, figlia di un prete ortodosso, pure se analfabeta, aveva talento nell'inventare oggetti d'uso casalingo. Nicola ebbe un fratello che morì a 12 anni cadendo da un cavallo e tre sorelle. Andò a scuola a Karlovac, quindi studiò ingegneria elettrica all'Università Tecnica di Graz, Austria, a quel tempo considerata uno degli istituti migliori al mondo. Durante gli studi si interessò agli impieghi della corrente alternata. Frequentò solo fino al primo semestre del terzo anno, non raggiungendo quindi il conseguimento della laurea. Poi per un'estate seguì i corsi dell'Università di Praga, studiando fisica e matematica avanzata. Si dedicò alla lettura di molti lavori, imparando a memoria interi libri grazie alla sua memoria prodigiosa e leggendo l'intera opera di Voltaire, circa 100 volumi. Tesla affermò nella sua autobiografia di aver avuto numerosi momenti di ispirazione. Nei primi anni di vita egli fu spesso malato, gli apparivano lampi luminosi e accecanti, spesso accompagnati da allucinazioni. Molte di queste visioni erano connesse a parole o idee. Tali sintomi oggi segnalerebbero una forma di sinestesia. Nikola Tesla era alto 1,88 m e di corporatura assai magra. Sembra che il suo peso tra 1888 e 1926 sia rimasto attorno ai 64 kg.
Ungheria e Francia. Nel 1881 si spostò a Budapest per lavorare in una compagnia dei telegrafi. Tesla ne divenne responsabile elettrico e in seguito lavorò come ingegnere per il primo sistema telefonico ungherese. In quegli anni realizzò anche un dispositivo che, secondo alcuni, era un ripetitore o amplificatore telefonico, anche se è molto improbabile che si trattasse di un amplificatore, dal momento che la valva termoionica, componente indispensabile, non fu inventata prima del 1904, o secondo altri invece potrebbe essere stato il primo altoparlante. Si trasferì quindi a Maribor, in Slovenia, dove lavorò come aiuto ingegnere. In quel periodo soffrì di esaurimento nervoso. Nel 1882 arrivò a Parigi per lavorare come ingegnere alla Continental Edison Company, progettando migliorie agli apparecchi elettrici. Tesla affermò, nella sua autobiografia del 1915, di aver concepito in quell'anno l'idea del motore a induzione, incominciando a sviluppare diversi dispositivi capaci di utilizzare il campo magnetico rotante, per il quale ottenne brevetti nel 1882. Sempre nel 1882 Tesla accorse al capezzale della madre morente, arrivando poche ore prima che ella sparisse. Le sue ultime parole furono: «Sei arrivato, Nizzo, mio orgoglio». Dopo la morte della madre, Tesla si ammalò, rimase in convalescenza 2 o 3 settimane a Gospic e nel paese di Gracac, dove era nata la madre. Stati Uniti d'America. Nel 1884, al suo arrivo negli Stati Uniti d'America, Tesla aveva in mano poco altro che una lettera credenziale di Charles Batchelor, suo superiore nel precedente occupazione. In questa lettera, indirizzata a Thomas Edison, Batchelor scriveva: «Conosco due grandi uomini, uno siete voi, l'altro è questo giovane». Edison assunse Tesla nella sua azienda, Edison Machine Works. I compiti di Tesla all'interno dell'azienda furono dapprima semplici, ma ben presto si occupò anche di problemi più complessi. Gli fu quindi proposto di riprogettare l'esistente generatore di corrente continua. Nel 1919 Tesla scrisse che Edison gli aveva offerto per quel compito l'esorbitante premio di $50,000, equivalenti a circa $1,000,000 attuale. Tesla disse di aver lavorato quasi un anno per riprogettare il motore e il generatore. Il suo lavoro fruttò all'azienda di Edison diversi brevetti strettamente redditizi. Quando chiese la riscossione del premio promesso, secondo Tesla, Edison rispose: «Tesla, lei non afferra il senso dell'umorismo americano», e non mantenne la promessa. Tesla si licenziò, quando invece dei $50,000 gli fu offerto un aumento di stipendio da $10 a settimana a $18. Va ogni modo notato come la cifra di $50,000 corrispondesse all'intero capitale sociale dell'azienda. Ironia della sorte, per un certo tempo dovette lavorare come scavatore di fossi, sempre per l'azienda di Edison. Questi, tra l'altro, non volle mai studiare i progetti di Tesla riguardanti la corrente alternata polifase, convinto che il futuro fosse la corrente continua. Tesla continuò a concentrarsi sulla corrente alternata. Gli anni centrali. Nel 1886 Tesla fondò una propria società, la Tesla Electric Light Manufacturing. I primi finanziatori non erano d'accordo con Tesla sui suoi progetti per il motore a corrente alternata e alla fine gli tolsero il controllo della società. Tesla lavorò quindi a New York come operaio generico dal 1886 al 1887 per guadagnarsi da vivere. Nel 1887 costruì il primo motore a induzione a corrente alternata, senza attrito, di cui fece dimostrazione presso l'American Institute of Electrical Engineering, attualmente parte della IEEE.
nel 1888, di cui venne vicepresidente e che dopo la morte intitolò a Tesla un premio. Nello stesso anno sviluppò i principi della sua bobina di Tesla e cominciò a lavorare come consulente con George Westinghouse, che lo conobbe proprio a quella dimostrazione nei laboratori di Pittsburgh della Westinghouse Electric Manufacturing Company. Westinghouse ascoltò le sue idee per i sistemi polifase che avrebbero permesso la trasmissione di elettricità a corrente alternata lungo grandi distanze. Nell'aprile del 1887 Tesla incominciò a investigare su quelli che in seguito sarebbero stati chiamati raggi X. Utilizzando i suoi tubi a vuoto a singolo nodo, analogo al suo brevetto numero 514170, questo dispositivo differiva dai primi altri tubi a raggi X per il fatto che non avendo elettrodo bersaglio. Il termine moderno per il fenomeno prodotto attraverso questo apparecchio è Bremsstrahlung, o radiazione di frenamento. Sappiamo che questo dispositivo operava emettendo elettroni da un singolo elettrodo attraverso una combinazione di emissioni di campo ed emissioni di termoionica. Una volta liberati, gli elettroni sono respinti con forza dall'intenso campo elettrico vicino all'elettrodo durante i picchi a tensione negativa, dall'uscita oscillante ad alta tensione della bobina di Tesla, generando raggi X nel momento in cui collidono con l'involucro di vetro. Egli utilizzò anche i tubi di Geissler. Fin dal 1892 Tesla divenne consapevole di quelle che Wilhelm Röntgen successivamente identificò come effetti dei raggi X. Tesla commentò i pericoli di lavorare con dispositivi produttori di raggi X a singolo nodo, attribuendo erroneamente i danni alla pelle, all'ozono piuttosto che alla radiazione. Tesla osservò successivamente un assistente gravemente bruciato dai raggi X nel suo laboratorio. Eseguì numerosi esperimenti prima della scoperta di Röntgen, compresa la radiografia delle ossa della propria mano. In seguito spedì tali immagini a Röntgen, ma non rese largamente note le sue scoperte. La maggior parte delle sue ricerche è andata perduta nell'incendio del suo laboratorio avvenuto nel marzo del 1895. Il 30 luglio 1891, a 35 anni, ottenne la naturalizzazione statunitense. Sempre nel 1891, Tesla creò un laboratorio nella Fifth Avenue a Manhattan, a New York. In seguito, Tesla stabilì un altro laboratorio in East Houston Street, sempre a New York. Riuscì ad accendere a distanza e senza fili dei tubi a vuoto in entrambi i suoi laboratori, fornendo la prova delle potenzialità della trasmissione senza fili di potenza. Alcuni degli amici più stretti di Tesla erano artisti, tra quali il direttore della Century Magazine, Robert Underwood Johnson, che aveva adattato diverse poesie dal poeta serbo Jovan Zamaj, che Tesla aveva tradotto. Sempre in quegli anni Tesla era influenzato dalla dottrina filosofica vedica di Swami Vivekananda. All'età di 36 anni Tesla depositò i primi brevetti riguardanti il sistema energetico polifase. In seguito alle sue ricerche sul sistema e sui principi del campo magnetico rotante, Tesla lavorò come vicepresidente all'American Institute of Electrical Engineers, ora parte del IEEE, dal 1892 al 1894. Dal 1893 al 1895 investigò sulle correnti alternate ad alta frequenza. Generò tensione alternata di 1 milione di volt usando una bobina di Tesla conica e investigò sull'effetto pelle nei conduttori, progettò circuiti regolatori, inventò una macchina per indurre il sonno, lampade a scarica di gas senza fili e trasmise energia elettromagnetica senza fili, costruendo con successo il primo trasmettitore radio a St. Louis, Missouri.
Tesla diede una dimostrazione relativa alla comunicazione radio nel 1893, rivolgendosi al Franklin Institute a Philadelphia, Pennsylvania, e al National Electric Light Association. Descrisse e dimostrò in dettaglio i suoi principi. Riguardo alle dimostrazioni di Tesla è stato scritto molto su vari media. All'esposizione universale del 1893, la World Columbia Exposition di Chicago, per la prima volta fu dedicato un padiglione dell'energia elettrica. Fu un evento storico dal momento che Tesla e George Westinghouse introducevano i visitatori alla potenza della corrente alternata, usandola per illuminare l'esposizione. Furono esposte le lampade luminescenti di Tesla, progenitrici delle lampade neon, e i bulbi a singolo nodo. Inoltre egli spiegò i principi del campo magnetico rotante e del motore a induzione, dimostrando come far stare in equilibrio sulla propria punta un uovo di rame durante la dimostrazione dell'apparecchio da lui costruito, conosciuto come uovo di Colombo. Alla fine degli anni 1880 Tesla ed Edison divennero avversari, in parte a causa della promozione da parte di Edison della corrente continua DC per la distribuzione dell'energia elettrica contro le più efficienti correnti alternata, tanto voluta da Tesla e Westinghouse. Finché Tesla non inventò il motore a induzione, i vantaggi della corrente alternata per la trasmissione di alte tensioni sulle lunghe distanze furono controbilanciate dall'impossibilità di utilizzare motori con essa, a causa della cosiddetta guerra delle correnti. Edison e Westinghouse fecero quasi bancarotta, perciò nel 1897 Tesla sciolse Westinghouse dal contratto, causandogli la perdita dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà industriale sul suo brevetto. Sempre nel 1897 Tesla fece ulteriori ricerche sulle particelle radioattive e sulla radioattività che lo portarono a formulare la teoria di base sui raggi cosmici. A 41 anni Tesla registrò il primo brevetto di base della radio. Un anno dopo presentò all'esercito degli Stati Uniti un'imbarcazione radiocontrollata, credendo che almeno i militari avrebbero apprezzato apparecchiature come siluri radiocomandati. Egli sviluppò la Art of Teleautomatic, una forma di primitiva robotica. In seguito, nel 1898, al Madison Square Garden, fece una pubblica dimostrazione con una barca radiocomandata, nell'ambito di una mostra sull'elettricità. Utilizzò questa volta apparecchi con un innovativo coesore e una serie di porte logiche. Il comando radio a distanza rimase comunque una novità fino agli anni 1960. Nello stesso anno, 1898, Tesla inventò anche una candela elettrica, detta anche spark plug, per i motori a combustione interna a benzina. Egli ottenne la United States Patent and Trademark Office, Stati Uniti d'America, Electric Igniter for Gas Engine, per questo sistema di accensione meccanica. Tesla visse al Garlic Hotel, rinominato in seguito The Radio Wave Building, al numero 49 della 27esima Street, tra Broadway e la Sixth Avenue, nella bassa Manhattan, dove alla fine del secolo condusse esperimenti sulle onde radio. Per onorare e ricordare il suo lavoro, nel 1977 fu posta sull'edificio una targa commemorativa. Colorado Spring. Nel 1899 Tesla, per portare avanti le sue ricerche, decise di trasferirsi a Colorado Spring, nel Colorado, dove avrebbe avuto molto spazio per i suoi esperimenti sulle alte tensioni e sulle alte frequenze. Fin dal suo arrivo spiegò ai giornalisti che stava conducendo degli esperimenti sulla telegrafia senza fili. Il suo diario contiene numerose spiegazioni delle sue congetture sulla ionosfera e sugli esperimenti sulle correnti telluriche del suolo, fatte di onde trasversali e onde longitudinali. All'interno del suo laboratorio, Tesla provò che la Terra era un buon conduttore e produsse dei fulmini artificiali,
con scariche di milioni di volte lunghe fino a 40 metri. Lo scienziato indagò allo stesso tempo sull'elettricità atmosferica, osservando i segnali dei fulmini catturati con i suoi ricevitori. La riproduzione di questi ultimi e dei suoi coesori dimostrano un inatteso livello di complessità. Per esempio, modelli elementi distribuiti, fattore Q, eliche, ritorno della radiofrequenza, schemi di eterodina grezza e circuiti rigenerativi. Tesla dichiarò che a quei tempi stava compiendo le sue osservazioni sulle onde stazionarie nel suo laboratorio a Colorado Spring. Egli registrò alcune tracce di ciò che crede fossero segnali radio extraterrestri. Ciò nonostante, i suoi pubblici annunci e i dati che aveva rilevato furono duramente respinti dalla comunità scientifica. Tesla aveva notato alcune misure di segnali ripetitivi del suo ricevitore, che erano sostanzialmente differenti da quelli registrati durante i temporali e dal rumore terrestre. Nello specifico, egli ricordò in seguito che i segnali apparivano in gruppi di 1, 2, 3 e 4 scatti insieme. Tesla ricercò vari metodi di trasmissione di potenza ed energia senza fili sulle lunghe distanze, per mezzo di onde trasversali a meno estese e più immediate onde longitudinali. Egli trasmise nella banda delle frequenze molto basse, ELF, attraverso il terreno tra la superficie della Terra e lo strato di Kennedy Eastside. Ricevette poi brevetti su transriceventi senza fili che sviluppavano onde stazionali con questo metodo. Compiendo calcoli matematici e computazionali basati sui suoi esperimenti, stimò che la frequenza minima di risonanza della Terra era approssimativamente di 6 Hz. Negli anni 60, grazie agli strumenti matematici sviluppati da Winfried Otto Schumann, venne misurata e verificata l'esistenza di quella che in seguito rimase nota come risonanza Schumann e si appurò che questa aveva una frequenza di ordine di grandezza comparabile con quella stimata da Tesla. Tesla spese l'ultimo periodo della sua vita tentando di segnalare il pianeta Marte, ma solo nel 1996 Corum and Corum pubblicò un'analisi dei segnali provenienti dalla magnetosfera di Giove che indicavano una chiara corrispondenza tra la posizione di Marte e Colorado Spring e la cessazione dei segnali da Giove nell'estate del 1899, quando lo scienziato era laggiù. Tesla lasciò Colorado Spring il 7 gennaio del 1900. Il suo laboratorio fu demolito e le sue apparecchiature vendute per pagare i debiti. Gli esperimenti compiuti in Colorado prepararono Tesla per il progetto successivo, la costruzione di un'infrastruttura per la trasmissione di potenza senza fili, che sarebbe divenuta meglio nota come Wendersleef Tower. Gli fu assegnato il brevetto US685012 per i modi di incrementare l'intensità delle oscillazioni elettriche. Il sistema di classificazione dell'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti assegna correntemente questa certificazione alla Primary Class 178-43, telegrafia e induzione spaziale. Invece gli altri settori applicati includono il 505-825, apparati relativi alla superconduttività e a basse temperature. Gli ultimi anni. Nel 1900, con $150,000, il 51% proveniente da J. Pierpont Morgan, Tesla incominciò a progettare la struttura chiamata Wendersleef Tower. Nel giugno del 1902 le operazioni nel suo laboratorio furono spostate da Houston Street a Wendersleef. Alla fine la torre fu smantellata come un rottame durante la Prima Guerra Mondiale. I giornali del tempo etichettarono Wendersleef come la follia di Tesla da $1,000,000. Nel 1904, poi, l'ufficio brevetti americano cambiò la sua decisione, assegnando a Guglielmo Marconi il brevetto per la radio. Fu allora che cominciarono le peripizie di Tesla per riottenere la paternità dell'invenzione. Il giorno del suo 50° compleanno, nel 1906,
egli espose la sua turbina senza pale da 200 cavalli, 150 kW a 16.000 rpm. Tra il 1910 e il 1911 alla Waterside Power Station di New York alcuni dei suoi motori a turbina furono testati fino a 5.000 cavalli. Dal momento che il premio Nobel per la fisica fu consegnato a Marconi per la radio nel 1909, Thomas Edison e Tesla furono menzionati da un dispaccio di agenzie come potenziali candidati per condividere il premio Nobel del 1915, giungendo a uno dei tanti incidenti diplomatici del premio Nobel. Alcune fonti affermavano che a causa dell'animosità reciproca non fu assegnato loro il premio, nonostante gli enormi contributi scientifici, e che entrambi cercavano di minimizzare i successi dell'altro solamente per aggiudicarsi il titolo. I due scienziati rifiutarono in ogni caso di ricevere il riconoscimento se il collega l'avesse ricevuto per primo, e comunque nessuno dei due prese in considerazione l'opportunità di condividerlo. Dopo le polemiche, né Tesla né Edison vinsero il Nobel, anche se Edison ricevette una delle possibili 38 candidature del 1915, e lo stesso successe per Tesla nel 1937. Negli anni precedenti, solo Tesla sembrava essere stato candidato per il premio Nobel del 1912, principalmente per i suoi esperimenti sulla messa a punto di circuiti che utilizzavano trasformatori a risonanza ad alta tensione e alta frequenza. Nel 1915, parallelamente, Tesla intentò una causa contro Marconi, tentando senza successo di ottenere un processo contro i diritti dell'inventore italiano. Intorno al 1916 Tesla andò in bancarotta a causa dei suoi debiti arretrati con il fisco. Viveva ormai in povertà. Dopo Wandercliff costruì la Telefunken Wireless Station a Sayville, Long Island, ottenendo in parte i successi a cui voleva arrivare a Wandercliff. Nel 1917 la struttura fu abbattuta dai Marines, che sospettavano potesse essere utilizzata da spie tedesche. Precedentemente alla Prima Guerra Mondiale, Tesla incominciò a cercare degli investitori d'oltremare che finanziassero le sue ricerche. All'inizio del conflitto, egli perse anche i contributi che riceveva per i suoi brevetti europei. Terminata la guerra, Tesla, in un articolo del 20 dicembre 1914, fece numerose predizioni sui punti di discussione del primo dopoguerra. Egli credeva che la società delle nazioni non fossero un rimedio per i tempi e i problemi di allora. Negli anni successivi, lo scienziato incominciò a mostrare evidenti sintomi di disturbo ossessivo-compulsivo. Divenne ossessionato dal numero 3. Sovente si sentiva costretto a girare attorno a un palazzo tre volte prima di entrarvi, oppure voleva una pila di 12 o 18 tovaglioli ben piegati attorno al suo piatto, a ogni pasto, o altro ancora. La natura dei suoi disturbi era poco conosciuta a quel tempo e non erano disponibili terapie efficaci. Perciò i sintomi vennero considerati come prove di una parziale infermità mentale, danneggiando ciò che ne rimase della propria reputazione. A quel tempo egli era alloggiato al Waldorf Astoria Hotel e affittava una sistemazione a credito, indebitandosi al tal punto che la sua proprietà di Wandercliff venne intestata a George Bold, proprietario del Waldorf Astoria, per pagare un debito di $20,000. Nel 1917, all'incirca nel periodo in cui la Wandercliff Tower fu demolita dal nuovo proprietario perché il lotto di terreno acquistasse più valore, Tesla ricevette la più alta onorificenza dell'American Institute of Electrical Engineers, la Edison Medal. In occasione del suo 75esimo compleanno nel 1931, il Time Magazine gli dedicò l'intera copertina, ringraziandolo per i suoi contributi nel campo della generazione di energia elettrica. Tesla aveva ricevuto il suo ultimo brevetto nel 1928,
per un apparecchio destinato al trasporto aereo che rappresentava il primo esempio di aeromobile a decollo e atterraggio verticale. Nel 1934 poi scrisse al console del suo paese natale, Jankovic, un messaggio di gratitudine nei confronti di Pupin, che aveva dato il via a un programma di donazioni grazie al quale molte compagnie americane potevano supportare le sue ricerche. Tesla aveva però rifiutato i finanziamenti, preferendo vivere dalla sua modesta pensione jugoslava, continuando così i suoi esperimenti. Armi a energia diretta. Più tardi Tesla fece alcune affermazioni di rilievo circa un'arma chiamata Teleforce. La stampa lo soprannominò raggio della pace o raggio della morte. I componenti erano 1. Un meccanismo per generare un'enorme differenza di potenziale, e questo secondo Tesla fu portato a termine. 2. Un dispositivo in grado di amplificare e moltiplicare la differenza di potenziale generata dal primo meccanismo. 3. Un tubo a vuoto in grado di generare un fascio di particelle concentrato proiettato verso il bersaglio, il che avrebbe reso l'invenzione utilizzabile come arma a tutti gli effetti. Tesla lavorò al progetto di un'arma a energia diretta tra i primi anni del Novecento fino alla sua morte. Nel 1937 egli compose un trattato intitolato The Art of Projecting Concentrated Not Dispersive Energy Through the Natural Media, che riguardava fasci di particelle cariche, che fu pubblicato in seguito per cercare di illustrare una descrizione tecnica di una superarma che avrebbe messo fine a tutte le guerre del mondo. Questo documento, che si trova attualmente nell'archivio del Nikola Tesla Museum di Belgrado, descriveva un tubo a vuoto con estremità libera e un getto strettamente collimato di gas che permetteva alle particelle di uscire. L'apparato includeva poi la carica di particelle a milioni di volt e un metodo per creare e controllare fasci non dispersivi di particelle con la repulsione elettrostatica. Dalle memorie dello scienziato si evince che quest'arma era basata su uno stretto raggio di pacchetti atomici di mercurio o tungsteno accelerati da un'alta differenza di potenziale in modo analogo al suo trasmettitore d'amplificazione. Tesla diede la seguente spiegazione circa le operazioni delle particelle GaN. L'ugello avrebbe inviato fasci molto concentrati di particelle nell'area libera, di un'energia così tremenda da abbattere una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 200 miglia dal confine della nazione attaccata, e avrebbe fatto cadere gli eserciti sui loro passi. Tale arma può essere utilizzata contro la fanteria di terra o come contraerea. Dopo aver cercato di attirare l'interesse del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, lo scienziato propose l'apparecchiatura alle nazioni europee, ma nessun governo si mostrò interessato a firmare un contratto di costruzione dell'arma. Poco tempo dopo Tesla morì nella sua stanza di New York Hotel a 86 anni. Il raggio della morte. Il raggio della morte è un'ipotetica arma segreta di cui si è vociferato nella prima metà del Novecento, in particolare tra gli anni 20 e 30. Non vi sono prove circa l'esistenza di tale arma, solo lettere o dichiarazioni di personale militare o civile. Mancano prove e dimostrazioni storico-scientifiche. Queste speculazioni vengono fatte rientrare in genere nell'ambito della propaganda bellica e delle leggende urbane che tuttora circondano le armi segrete sviluppate dalle potenze dell'asse come le V7, i cosiddetti UFO nazisti, e di scoperte leggendarie come il monopolo magnetico.
Alla base del funzionamento dell'ipotetica arma vi sarebbe un intenso trasferimento di più flussi di energia, di natura presumibilmente magnetica. Secondo le intenzioni, si sarebbe dovuto trattare di una potente arma di distruzione, in grado di colpire a grande distanza le truppe nemiche, far esplodere i carri armati e gli aerei nemici in volo. Le ricerche documentate su progetti di armi di questo tipo si fermarono alla dimostrazione matematica che già dopo pochi metri la maggior parte dell'energia verrebbe dispersa con inevitabili compromissioni dell'efficacia a lunghe distanze. Tali studi favorivano comunque l'invenzione dei radar, anche in seguito sono stati condotti studi su armi a energia. La storia. L'esistenza del raggio della morte è una delle più controverse questioni militari e scientifiche della prima metà del Novecento. Negli anni venti l'Europa fu inondata di voci riguardanti il raggio della morte e vi furono numerosi sedicenti inventori che ne rivendicarono la paternità. Tra coloro che dichiararono di aver sviluppato in maniera indipendente l'ipotetica arma figurarono Nikola Tesla, Edwin R. Scott, un inventore di San Francisco, e Harry Gridlin Matwiss, che asserì di aver inventato negli anni 20, ma ve ne furono anche altri. Altri scienziati, invece, come l'italiano Guglielmo Marconi, si videro attribuire l'invenzione senza che l'avessero mai nemmeno menzionata nei loro studi. Nel 1957, negli Stati Uniti, il National Inventors Council stava ancora compilando una lista di invenzioni militari e chieste che comprendevano anche un raggio della morte. Il Teleforce di Tesla. La più autorevole voce ad accreditare la possibilità di creare un'arma di questo tipo si deve a Nikola Tesla, che alla metà degli anni 30 fece alcune affermazioni di rilievo circa un'arma chiamata Teleforce, forza a distanza, che propose inizialmente al Dipartimento della Difesa della sua nazione di adozione, gli Stati Uniti. La stampa lo soprannominò Raggio della Pace o Raggio della Morte. In totale i componenti in funzionamento comprendevano 1. Un generatore capace di erogare un'enorme differenza di potenziale. Questo, secondo Tesla, fu anche portato a termine. 2. Un dispositivo per amplificare la forza sviluppata del primo meccanismo. 3. Un tubo a vuoto in grado di generare un concentrato fascio di particelle, effettivo proiettore, arma dell'invenzione. Invenzioni teoriche. Tesla ipotizzò come le forze elettriche e magnetiche potessero distorcere o addirittura modificare il tempo e lo spazio e studiò procedure con le quali controllare tali energie. Verso la fine della vita rimase affascinato della teoria secondo cui la luce è formata sia da particelle elementari sia da onde, un postulato fondamentale della fisica quantistica. Queste ricerche lo portarono a ideare un muro di luce manipolando le onde elettromagnetiche. Questo misterioso muro di luce avrebbe consentito di alterare lo spazio, la gravità e la materia. Da questo nacquero una serie di progetti di Tesla che sembrarono usciti direttamente dalla fantascienza, come il teletrasporto, il viaggio nel tempo e la propulsione antigravità. La più singolare invenzione che Tesla ipotizzò è probabilmente la macchina per fotografare il pensiero. Egli pensava che un pensiero formatosi nel cervello creasse una corrispondente immagine nella retina e che l'impulso elettrico di questa trasmissione neurale potesse essere letto e registrato in un dispositivo. L'informazione immagazzinata sarebbe stata poi elaborata da un nervo ottico artificiale e visualizzata come un'immagine su uno schermo. Un'altra invenzione teorizzata da Tesla è comunemente chiamata macchina volante di Tesla. Tesla dichiarò che uno dei suoi scopi della sua vita era quello di creare una macchina volante che potesse
funzionare senza l'uso di un motore a combustione interna o ali, alettoni o propellenti o di qualsiasi fonte di combustibile. Inizialmente Tesla pensò a un aereo in grado di volare grazie a un motore elettrico alimentato da un generatore a terra. Con il passare del tempo ipotizzò che questo aereo potesse muoversi in maniera interamente meccanica. La forma ipotizzata per il velivolo era quella tipica di un sigaro o di una salsiccia. Tesla è conosciuto anche per l'invenzione di uno speciale trasmettitore chiamato Tesla Scoppio, progettato con intenzione di inviare segnali e comunicare con forme di vita extraterrestri o di altri pianeti. Morte e avvenimenti successivi. Era tutto quello che volevo essere. Archimede era il mio ideale. Ammiravo le opere degli artisti, ma per me erano solo ombre e apparenze. L'inventore, pensavo, dà al mondo creazioni palpabili che vivono e funzionano. Tesla morì per un attacco cardiaco solo nel New York Hotel tra il 5 e l'8 gennaio 1943, all'età di 86 anni, in una camera numero 3327, ancora oggi utilizzata. Nonostante avesse venduto i suoi brevetti sulla corrente alternata, egli era praticamente nullatenente e lasciò consistenti debiti. In seguito, nello stesso anno, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America impugnò il suo brevetto numero 645.576, riconoscendo lo scienziato come l'inventore della radio. Al momento della sua morte, l'inventore stava continuando a lavorare sul Teleforce, un progetto che aveva proposto senza successo al Dipartimento della Guerra degli USA. Sembra che il raggio proposto, che la stampa aveva ribattezzato raggio della pace o raggio della morte, avesse a che fare con la sua ricerca sul fulmine globulare e sulla fisica del plasma, e che fosse composto da un flusso di particelle. Il governo americano non trovò alcun prototipo dell'apparecchio nella cassaforte, ma i suoi scritti vennero classificati come top secret. Il cosiddetto raggio della pace costituisce un elemento di alcune teorie cospirative come mezzo di distruzione. J. Edgar Hoover dichiarò il caso most secret, vista la natura delle invenzioni di Tesla e dei suoi brevetti. Charlotte Muzar scrisse che c'erano diversi fogli e oggetti mancanti. Dopo la sua morte, la famiglia di Tesla e l'ambasciata jugoslava lottarono con le autorità statunitensi per ottenere questi oggetti per le potenziali importanze di alcune delle sue ricerche. Infine, la nipote Sava Kasovic entrò in possesso di alcuni dei suoi effetti personali, ora esposti al Museo Nikola Tesla di Belgrado. Le sue esequie dello scienziato ebbero luogo il 12 gennaio 1943 nella cattedrale di Saint Jean de Devin a Manhattan, a New York. Il corpo fu cremato e le ceneri trasportate a Belgrado nel 1957. L'urna fu posta nel museo che porta il suo nome, dove si trova tutt'oggi. Tesla non amava posare per ritratti, lo fece solo una volta per la principessa Vilma, ma il ritratto andò perduto. Il suo desiderio era quello di avere una scultura fatta da suo amico più vicino, lo scultore Ivan Meštrović. Da quel tempo si trovava negli Stati Uniti d'America, ma morì prima di vederlo terminato. Meštrović fece per lui un busto in bronzo nel 1952, conservato nel Museo di Belgrado, e una statua 1955-56 ora presso l'Istituto Ruder Boskovic a Zagabria. Questa scultura fu spostata nel centro di Zagabria in via Nikola Tesla in occasione del 150° anniversario della sua nascita, e ne fu consegnato un duplicato all'Istituto
Nel 1976 fu sistemata una statua di bronzo di Tesla nel parco statale di Niagara Falls, nello stato di New York. Nel 1986 fu eretta un'opera analoga nella sua città natale, Gospic. Nel 2006 fu proclamato all'UNESCO e dai governi di Serbia e Croazia come anno di Nikola Tesla, in occasione del 150° anniversario della sua nascita. Il 10 luglio 2006 il villaggio ricostruito di Smiljan, distrutto durante le guerre degli anni 90, fu aperto al pubblico insieme alla Casa del Grande Scienziato, allestita come museo alla memoria. Fu inoltre dedicato alla vita e al lavoro di Tesla, un centro multimediale. Nazionalità contesa. La nascita di Tesla è stata spesso contesa tra l'odierna Repubblica di Serbia e di Croazia. Egli era nato a Smiljan, un paese attualmente nel territorio della Repubblica Croata, ma di famiglia serba. Seppure entrambi i genitori vissero sempre nell'attuale territorio della Croazia, il padre Milutin era un prete serbo ortodosso e la madre Georgina era figlia anch'essa di un prete serbo ortodosso. Nikola Mandić, 1800-1863, Georgina era la quarta di 8 figli e si prese cura dei fratelli in seguito alla morte precoce della madre, nonna materna di Nikola Tesla. Sofia Mandić, nata a Lika, ed è per questo motivo che non ebbe l'opportunità di istruirsi, va tenuto infine presente che all'epoca il regno di Croazia era unificato alla corona del regno di Ungheria e nel 1867 divenne parte dell'impero austro-ungarico in cui lui era cresciuto. Tesla assunse infine la cittadinanza statunitense nel 1891. Personalità, le sue amicizie. Negli anni centrali della sua vita, Tesla strinse una forte amicizia con Mark Twain, il quale trascorreva molto tempo insieme a lui, anche nel suo laboratorio. Tesla era rimasto molto amareggiato delle ripercussioni del suo battibecco con Edison, tanto che, il giorno dopo la morte di quest'ultimo, il New York Times conteneva numerosi encomi della vita del ricercatore, con unica opinione negativa scritta da Tesla. Non aveva hobby, non apprezzava alcun divertimento di qualunque tipo e viveva trascurando completamente le più elementari regole di igiene. Il suo metodo era estremamente inefficiente, a tal punto che egli dovette coprire un immenso campo di ricerche per giungere assolutamente a nulla, finché la cieca fortuna intervenne e dapprima io fui quasi un spettatore dispiaciuto per ciò che lui faceva, sapendo che appena un po' di teoria e calcoli avrebbero evitato il 90% della fatica. Ma egli nutriva un autentico disprezzo per la cultura dei libri e la conoscenza matematica, fidandosi interamente del suo istinto di inventore e del suo senso pratico da americano. Quando Edison era già molto vecchio, giunse al punto di dire che, guardandosi indietro, il più grande errore che avesse mai commesso era quello di non aver mai rispettato Tesla o il suo lavoro. Questo giovò davvero poco ai loro rapporti pressoché inesistenti. Tesla conosceva bene anche Robert Underwood Johnson, aveva rapporti di amicizia con Francis Marion Crawford, Stanford White. Sessualità e relazioni. Tesla non fu mai sposato, era cebile e asessuale e sostenne, come Newton, che la sua castità era molto utile alle sue doti scientifiche. Alla domanda se credesse nel matrimonio rispose: per un artista sì, per un musicista sì, per uno scrittore sì, ma per un inventore no.
I primi tre possono prendere ispirazione dalla presenza femminile ed essere condotti dal loro amore verso risultati migliori. Un inventore possiede una natura così intensa, ricca di caratteristiche, così selvagge e passionali, che nel dare se stesso a una donna che potrebbe amare, perderebbe tutte le sue qualità. Credo che non siate in grado di citare alcuna grande invenzione fatta da un uomo sposato. Eccetto per le cene formali, egli mangiava sempre da solo e mai in alcuna circostanza avrebbe cenato di sua spontanea volontà con una donna. A Waldorf Astoria, al famoso ristorante del Monicos, selezionava sempre particolari tavoli in disparte che erano riservati a lui. Anche se veniva sempre descritto come una persona attraente, quando interagiva con gli altri, Tesla spesso fingeva nel suo comportamento. L'unica donna con cui ebbe un rapporto di affetto intenso, seppur platonico, fu Katherine Johnson, moglie del suo amico Robert Underwood Johnson. Vegetarianismo e animali. Negli ultimi anni della sua vita, Tesla divenne integralmente vegetariano, nutrendosi solo di latte, pane, miele, frutta e succhi vegetali. Nel 1900 si era così espresso: come principio generale, l'allevamento del bestiame come mezzo per fornire cibo è discutibile perché, nel senso di cui sopra, indubbiamente porta all'aumento di una popolazione di una velocità inferiore. È certamente preferibile coltivare vegetali e credo quindi che il vegetarianismo sia un allontanamento raccomandabile dalla radicata barbara abitudine. Che si possa vivere di alimenti vegetali e compiere il proprio lavoro ancora meglio non è una teoria, ma un fatto ben dimostrato. Molte razze che vivono quasi esclusivamente di verdure sono di corporatura e forza superiori. Non c'è dubbio che alcuni alimenti vegetali, come la farina d'avena, sono più economici della carne e superiore ad essa per prestazioni meccaniche e mentali. Tali cibi superiori, inoltre, gravano decisamente meno sui nostri organi digestivi e, rendendoci più contenti e socievoli, producono una quantità di beni difficile da stimare. Alla luce di questi fatti, tutti gli sforzi dovrebbero essere fatti per fermare lo sfrenato e crudele massacro di animali che è distruttivo per il nostro morale. Era affascinato dagli animali, specialmente dai gatti. Fu il gatto di famiglia che gli accese da ragazzo l'interesse verso l'elettricità statica e i fenomeni elettrici, dopo aver visto le scintille che si sprigionavano dal pelo quando veniva accarezzato e dai piccioni domestici. Eugenetica e visione dal futuro. Come tanti in questo momento storico, Tesla, scapolo a vita, divenne un acceso sostenitore di una versione autoimposta con la riproduzione selettiva dell'eugenetica. In un'intervista del 1937 egli affermò: il nuovo senso di compassione dell'uomo iniziò a interferire con lo spietato meccanismo della natura. L'unico metodo compatibile con le nostre nozioni di civilizzazione e di razza è quello di impedire la profilazione degli esseri non adatti per mezzo della sterilizzazione e della guida consapevole dell'istinto riproduttivo. Fra gli eugenisti è opinione comune che bisognerebbe rendere più difficile il matrimonio. È innegabile che, a chiunque appaia come un genitore poco raccomandabile, dovrebbe essere proibita la generazione di figli. Nel giro di un secolo, il caso di una persona normale che si unisca con una eugenicamente non adatta sarà improbabile quanto il caso che la veda sposata a un criminale incallito. Sosteneva che in futuro il mondo sarebbe stato dominato dalle donne, governato da api regine. Di
disinteresse per il denaro. Lo scienziato mise da parte il suo primo milione di dollari all'età di 40 anni, ma donò quasi tutti i suoi diritti d'autore e di proprietà industriale sulle invenzioni future. Era poco concentrato nel gestire le sue finanze, completamente incurante della ricchezza materiale. Egli strappò addirittura un contratto con Westinghouse, che lo avrebbe reso il primo miliardario in dollari del mondo, in parte a causa delle implicazioni che questo avrebbe avuto nella sua visione futura dell'energia libera, e in parte perché avrebbe escluso Westinghouse dal trattare gli affari direttamente, e Tesla non aveva alcuna intenzione di avere rapporti diretti con i clienti e i creditori. Ossessioni e disturbi. 18 tovaglioli di lino puliti erano come sempre pilati accanto al suo piatto. Nikola Tesla non sapeva spiegare la sua preferenza per i numeri divisibili per 3, più di quanto non riuscisse a spiegare la sua paura morbosa dei germi, né per quale motivo fosse perseguitato da una moltitudine di altre strane ossessioni che gli tormentavano la vita. Tesla, affetto da disturbo ossessivo compulsivo, aveva numerose quanti inusuali abitudini e idiosincrasie. Era particolarmente fissato col numero 3 e i suoi multipli, ed esigeva che la camera d'albergo dove alloggiava avesse un numero divisibile per 3. Si sa che egli era contrario alla gioielleria, specialmente per motivi sconosciuti, alle collane di perle. Nel 1893 gli fu presentata la sua ammiratrice Anne Morgan, figlia di J.P. Morgan. Tesla affermò poi che avrebbe avuto piacere di parlare con lei, ma quando vide i suoi orecchini di perle ne fu così disgustato che cominciò a digrignare i denti, e da allora cercò sempre di evitarla. Era inoltre infastidito in maniera fobica dalle persone sovrappeso o con obesità, pur essendo solitamente un uomo gentile e affabile. Quando una delle sue segretarie, che era sovrappeso, urtò un tavolo facendo cadere a terra un oggetto, Tesla la licenziò in tronco, non cambiando idea nemmeno quando lei la supplicò di riassumerla. Soffriva di insonnia e dormiva al massimo 2 ore per notte, senza che questo gli causasse difficoltà nel lavoro, e di sinestesia, un disturbo neurologico per cui, in corrispondenza di un'idea, vedeva lampi di luce e a volte anche allucinazioni. Nel 1980 ebbe una crisi di amnesia a causa dello stress della guerra delle correnti tra Edison e Westinghouse. Nonostante fosse nota la sua memoria eidetica prodigiosa, mostrava anche, a detta di alcuni, caratteristiche tipiche della sindrome di Asperger, come la sua tendenza all'isolamento, la grande memoria, l'udito sviluppato, i suoi interessi specifici e ripetitivi, il suo disinteresse per la sessualità. Tesla era anche molto severo circa l'igiene e la pulizia, in un periodo in cui un comportamento così estremo era visto come una stranezza. Era altamente meticoloso e organizzato, sovente lasciava note e appunti per gli altri, per evitare di dover riorganizzare i suoi lavori. I piccioni di Tesla. Tesla era particolarmente ossessionato dai piccioni, ordinava speciali semi per i volatili che nutriva nel Central Park, portandone alcuni nella sua stanza in hotel. A volte i piccioni entravano dalla finestra aperta. Per sua volontà, visse gli ultimi anni della sua vita in una suite di 2 stanze al 33° piano del New York Hotel, nella stanza 3327, dove avrebbe chiesto di essere visitato quotidianamente da un particolare piccione femmina di colore bianco, di cui esiste anche una fotografia. Egli avrebbe affermato che il volatile era molto prezioso per lui.
L'aneddoto racconta che un giorno del 1922 il piccione si ammalò. Nicola tentò di soccorrerlo per rimetterlo in salute, ma esso morì tra le sue braccia. L'inventore aveva posizioni contrastanti verso la religione. Pur ammirando apertamente il cristianesimo e il buddismo, credeva infatti che dovesse esserci una spiegazione scientifica per ogni cosa. Ma quando quel piccione bianco morì, Tesla giurava di aver visto una luce molto chiara venire fuori dai suoi occhi, così luminosa che nemmeno lui sarebbe riuscito a crearne una di pari intensità. Questo episodio lo portò a dichiarare, negli ultimi anni di vita, secondo alcuni, in uno stato mentale ormai alterato, che il candido uccello fosse di origine qualcosa di spirituale. Tesla dichiarò: «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e anche lei mi amava. Finché è stato con me, la mia vita aveva uno scopo». Molti biografi annotano che Tesla considerò la morte di Piccione come il colpo finale per lui e per il suo lavoro, che considerò ormai come finito. Eccoci qua a termine del mio documentario. Allora, ti è piaciuto tutto quello che vi ho detto a schermo, con le immagini, tutte le chicche che ho scoperto su Nikola Tesla? Io spero di sì, fammelo sapere nei commenti come al solito. Detto tutto questo, se volete vedere altri documentari creati da me, fatemelo sapere nei commenti. Se volete che vi porto qualche scienziato, probabilmente il prossimo scienziato che porterò sarà Guglielmo Marconi, direttore della radio, un nostro scienziato italiano. Lentamente ne porterò altri documentari. Fatemelo sapere nei commenti se volete qualche scienziato particolare, da Leonardo da Vinci, ce ne sono tantissimi di scienziati. Detto tutto questo, io vi ringrazio di cuore che sei arrivato fino a questo punto del mio documentario, quindi se non sei iscritto al mio canale, iscriviti, lascia un bel like e un bel commento, e se vuoi condividi pure il mio video. Io adesso scomparirò a schermo e avrai 20 secondi di tempo con i miei titoli di coda per scegliere altri video presenti sul mio canale. Io ti saluto e ti ringrazio. Ciao! Thank you.